Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Terratech. Ragazzi, allora, volevo recuperare le vecchie basi. Il fatto è che sulla mappa non sono più segnate, quindi ho detto, me le avranno distrutte? Sono sparite? Non lo so, sinceramente non lo so. E comunque niente, ho fatto due piccole modifiche al tech, alcune si possono vedere. Intanto qui c'aveva delle trivelle davanti, le ho levate tutte quante, perché cioè mi sembrava soltanto una e mezzo, perché ho detto, via, cavolo ci fa la trivella, lì tanto non la uso, è un robottino da battaglia, non mi servono le trivelle. Poi, qua dietro ho levato questo cosa qui, perché tanto non avendo trivelle non ho bisogno di raccattare materiali e quindi non mi interessa avere questa cosa qua che occupa spazio e peso. Ho aggiunto questi blocchi semplicemente perché non avevo i soldi per comprarne altri, cioè sì, volendo ce li ho, però sono parecchio costosi e ho detto boh, ce li ho colorati, uso questi e praticamente ho aggiunto due ruote. Purtroppo questa qui ho dovuto mettere perché l'altra non l'ho ancora sbloccata, tutte queste qua non sono sbloccate e quindi mi devo un po' arrangiare. Ho aggiunto questi pezzettini qui perché praticamente se le batterie le attaccavo semplicemente dietro, diciamo con qua sotto i blocchi, al posto dei blocchi c'era appunto la batteria, strusciavano per terra, quindi ho dovuto metterci le ruote. Potevo benissimo attaccare le ruote alle batterie, però ogni volta le batterie devo spostare per caricarle perché non ho ancora sbloccato i cosettini per la distanza e quindi deve andare così. Detto questo, ho dato un'occhiata a cosa delle missioni. Sbam, sono apparse missioni random, non ho capito quale sia il motivo. Comunque vabbè, qui dobbiamo distruggere dei tech cattivi, molto molto cattivi. Accettiamo la missione e poi sono il vincitore, congratulazioni, sei stato scelto in modo randomico per un premio gratis. Beh, ok, io non so se è una trappola o se è serio questa roba qui, però ci può stare. E qua ci sono altre cose, ragazzi, è fighissimo, cioè le missioni cambiano di giorno in giorno, tipo, ad aver capito, una roba simile, perché io non ho fatto nulla dall'ultima volta, tipo di andare a uccidere altri tech, non ho ucciso nessuno off camera, quindi vuol dire che le missioni sono semplicemente cambiate perché sono passati i giorni, ed è una cosa molto molto figa, perché prima non era così. Comunque, detto questo, andiamo a vedere questo premio da vincitore che ho trovato. Qui intanto mi sta rincorrendo qualcuno, ma provo a evitarlo. E vediamo se effettivamente è una trappola oppure no. Io devo dire una cosa, non sono informato su questa missione, quindi sto parlando veramente a caso. Però la storia mi puzza. Mi puzza perché mi sembra strana come storia, veramente. Comunque, boh, ok, ci sono. Ah, è veramente caduto e penso abbia colpito anche degli alberi a questo punto. Oh, vado indietro. No, ah, sono dei pezzi veramente. Cos'è questa roba? Cos'è un. Ah, sì, lo so sono. Poi ho trovato le corna. Mi sta dando del cornuto il gioco. Che sia forse così? Beh, lo prendo come un'offesa. Un blocco rosa, ok. E un coso qui, ragazzi, che guardate che bello. È un ricevitore intero questo qui. Non è quello che serve per portare a giro le cose. Se non sbaglio, vediamo un attimo. Sì, ok, un ricevitore. Interessante, ragazzi. Questa roba qui ce la portiamo a casa. E la potremo anche usare la notte per fare corrente. Non è male. Tra l'altro, veramente figo il fatto che il ricevitore si possa utilizzare in questo modo. Prima, se lo attaccavo al tech, se non sbaglio, non so se prendeva le cose direttamente oppure no. Comunque, ok, questo qui, ragazzi, ce l'ho proprio attaccato, quindi si elimina, tanto è anche minuscolo. Vediamo se ha qualche pezzo che mi interessa. No, ok, alla fine a me interessano tanto le ruote e lui non ce l'ha, cioè ha queste piccine. Io devo sostituirla, appunto, quindi non la voglio. È figata! Ora questi blocchi qui effettivamente sono di una consistenza, quindi se passo sotto l'albero ovviamente si incastrano un pochettino. Ok, molto interessante. Qui ci sono anche altre cose spaccate e tra l'altro veramente porta tantissima roba questo coso qui. Quindi la domanda è perché. Ah, no! Ma è il silos che sta portando questa pila enorme di roba. Non sono i ricevitori. Ecco. Vabbè, molto molto interessante anche questa cosa qui, eh. Comunque, vabbè, dai, torniamo a casa. Questa è una mia base. L'ho ritrovata. Allora non era distrutta. Perché. Ah, dopo un po'. Guardate, qua ci dovrebbe essere la mia base. Invece non c'è più. Semplicemente dopo che mi allontano un po', sparisce. No, però questa base qui sinceramente non mi interessava. Perché era quella lì per craftare le cose. Anche se, vediamo un attimo. Così potrei craftarmela la ruota. Così posso craftarmi tutti i pezzi che mi servono. Magari anche quelli della GSO. No, soltanto quelli GS Opus. Non posso. Ecco, quelli della Geo Corporation. Però ecco, se mi servisse la ruota, so che mi serve la plumbite, che tra l'altro qui ho. Mi serve un altro pezzo. E della ragia. E poi potrei farmi le ruote. Ok, allora diciamo che questo pezzo qui me lo porto dietro. E anche quest'altro. In effetti sono cose utili. Non posso lasciare dietro. Ragazzi, ma cosa sta diventando però questo coso qua? Guardate un pochettino. Cioè, c'ho anche un tech davanti. Disintegriamolo, dai, che se no sta in mezzo a rompere e basta. Ok, perfetto, levato ritorno. Poi ora voglio fare un giro
tiro largo, perché effettivamente se no mi sa che... Ma no ragazzi, ma questa non è la mia base, questa qui era la missione, perché qua è segnata l'altra missione, la mia base sta da questa parte. Ma che cosa sto facendo? Dove cavolo sto andando? Mi stavo perdendo a giro per il mondo, la cosa è un po' brutta. Comunque andiamo a casa, posiamo queste cose e facciamo l'altra missione. Cioè, praticamente è una base, questa qui è una base che mi sto portando a giro. Che ho anche un tech a destra e la cosa non mi piace. Però intorno la base è qui, quindi siamo già arrivati, non c'è altro da fare. Ok, ok, allora, poso le cose veramente a caso, non mi interessa riposarle per bene. Le butto qui, quelle più importanti, magari che non vorrei appunto buttare, le piazzo, così almeno so che non verranno mai vendute. E perfetto, in teoria anche manualmente buttandola così dovrebbe funzionare. Sì, perfetto, quindi posso caricare anche le batterie volendo manualmente la notte, così. È un po' trash come cosa, ma va benissimo così. Detto questo, c'era appunto un'altra missione, distruggere il nemico, anzi il gruppo di tech, che poi detto così, ragazzi, cioè no, non si può dire il gruppo di tech, bisogna uccidere i robottini nemici, il clan, la gang nemica proprio. E ok, guardate che bello che c'ha adesso, avete visto? Quello lì ha le ruote che mi interessano a me. Però prima devo andare a fare la missione, poi magari ci passiamo, perché comunque dovrei riuscire piano piano a ucciderne qualcuno senza spaccare le ruote, perché vi ho già detto, devo fare assolutamente quella roba lì. E intanto questi qui stanno combattendo tra di loro. No, non dovete combattere tra di voi, devo prenderli io i vostri pezzi, perché c'è la missione che mi dice che devo ucciderne uno. Perché sono incazzati tutti e due su di me? Oh, ma che siete impazziti? Ok, lui è quello della missione. No, però l'altro mi sta attaccando da lontanissimo. Mi colpisce, sono sotto attacco. Cosa sto facendo? Vabbè, allora ci vado d'ignoranza. Ma smettila! Allora, intanto tu devi morire perché sei quello della missione. E poi da te cosa faccio? Scappo, tipo? Ah, io sì, devo scappare. No, anche lui è della missione, però. Sono senza vita io. Cosa faccio? Lui come sta messo? Sta messo ancora bene. Sta messo molto, molto, molto bene. Perché ha ancora gli scudi attivi. Ragazzi, lui me li sta per disattivare. Ok, li ho disattivati prima io. Dai, che ho ancora un po' di corrente io. E l'ho distrutto, ragazzi. Missione completata. Allora, intanto vediamo cosa posso recuperare da questo posto qui, dopo che lui intanto mi ha dato tutte le aggeggini. Intanto la ruota questa qui mi serve, me la voglio portare a casa. Le batterie le prendo perché sono sempre utili e hanno un buon costo, non c'ho assolutamente voglia di comprarle. E mi ha dato un tech. Ma questo qui penso sia uscito tipo dal delivery coso. Qua ci sono delle armi, tra l'altro anche carine. Cos'è sta roba? Ah, le orecchie da coniglietto. E questo che è un filtro convogliatore, ok. Beh, il tech me lo porto dietro. È vero, perché in effetti per fare un altro tech avrei dovuto tipo comprarne un altro. No, devo schivarlo quello lì. Oppure utilizzare questo qui che probabilmente sarebbe distrutto. E quindi me ne ho trovato uno. È stata una grande cosa, perché se non sbaglio comprarli costano veramente, veramente molto. Si va a parlare di migliaia di BB, se non sbaglio. 1000, 2000, qualcosa di simile, non lo so. E quindi, ecco, non era proprio il massimo. Detto questo, andiamo un attimo a casa, posiamo questo robottino qui e vediamo se c'è... intanto se possiamo caricarci le batterie, cosa essenziale. Ma poi se c'è anche un'altra missione magari interessante da fare. Ok, allora il robottino magari lo attacchiamo qua direttamente, perché non c'ho voglia che se ne vada a giro per i cavoli sua, che tanto so già che va a finire così. Esperienze passate, mettiamole in questo modo. E qui mettiamo a caricare tutte le batterie, ok. Che ovviamente è stralento a caricare le batterie, quindi magari diamogli un pochettino di energia al generatore. Che bello, così dovrebbe essere straveloce a caricare. Ok, tutte le batterie cariche, sta calando anche la notte, non che mi piaccia tantissimo come cosa, ma finalmente possiamo andare. Intanto diamo uno sguardo alle missioni. Qua parla di un tesoro e qua un trasporto. Ok, facciamo quella del tesoro, sembra figa, dai. Dove si trova? Da questa parte. Ok, andiamo. Beh, diciamo che spero che come missione sia un po' più tranquilla, con non troppi spari, perché non c'ho voglia molto di sparare. Cioè sì, c'ho voglia se però è giorno e sta calando la notte, e la notte vorrei diciamo fare missioni più o meno tranquille, non troppo pericolose, ecco. Comunque dai, andiamo. Non è troppo lontano, anzi siamo già arrivati. Mi fa un po' paura quello che sta sulla mia sinistra di tech. Ah no, vabbè, dai, è lontano. E ok, il tesoro, eccolo qua. Ah vabbè, senza nemici proprio, ok. Eccoli qua. Sembrava troppo facile. Vabbè, allora facciamo così, mi allontano. Curvo, era una trappola, sì. È più o meno come quello di prima. Cosa? Cioè non mi posso girare e vedere questo. Però la cabina è esposta, ok, la cabina è esposta. Devo mirare la cabina. Subito arato così di cattiveria. Cerchiamo di mirare subito l'altro. Ragazzi, tanto ho tantissima energia ancora. Questa qui è una
scorta bellissima di materiali, veramente. Ho ucciso anche l'altro, purtroppo qui devo spaccare un pochettino di blocchi. Però ragazzi, il tesoro c'è veramente, era una trappola, però c'è veramente il tesoro, quindi molto molto interessante come cosa. E vuoi morirci? Quanto ti manca ancora? Dai, che sei morto tantissimo. Olle, perfetto. Allora, intanto, qua di buono ci sono le ruote che voglio prendere. Quindi una ruota, due ruote. Oddio, potrei prendere queste qui che sono già belline messe così, però. Ah, già, le posso attaccare dietro. Però queste qui sono ruote strane, no? Queste sono tipo ruote dritte, mentre qui sono ruote che tipo... No, non capisco come... Non capisco l'utilità. Vabbè, che se ne frega, le metto qua sopra, tanto dovrebbero reggere un bel po'. Ok, ok, molto 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 buono. Allora, poi le trivelle, ne prendo una che mi c'entra. E andiamo a vedere un attimo se il tesoro effettivamente è qualcosa di buono oppure no, o era semplicemente una trappola. Vediamo. Si sta aprendo, si sta aprendo. Questo cos'è? Un geothermal? Beh, me lo porto dietro perché comunque potrebbe essere costoso, non lo so, non ne ho la minima idea. Il blocco colorato lo prendo e queste cose qui le lascio qua. Allora, devo tornare a casa. Tra l'altro con queste ruote potentissime dietro, ragazzi, è stralento. Mamma mia, non lo ferma più nessuno, però. Ok, beh, oddio, in questo caso forse si ferma. No, che non si è fermato, ragazzi, è veramente potente queste ruote. Forse l'hanno migliorate. Comunque, evitando i nemici, mi porto questo a casa. Provo a venderlo e vediamo se riesco a fare veramente i soldoni. Poi con le ruote che ho finalmente trovato, nel prossimo episodio potrei fare un tech appunto soltanto per minare risorse. Minare risorse non è importantissimo, nel senso faccio molti soldi, non troppi, però diciamo che è molto utile per andare avanti con le missioni. E appunto, andando avanti con le missioni, faccio molta esperienza con la Geo Corporation. Qua ci stanno attaccando la base. E ragazzi, è una cosa buonissima quando facciamo tanta esperienza, perché possiamo sbloccare blocchi nuovi. Allora, lui il bello è che è stupido, ragazzi, sta attaccando la base principale, però forse mi ha fatto danni alla base, non so perché sono andato in esplosione. Non mi piace moltissimo come cosa, però non mi sembra di vedere danni gravi. Ricordo che effettivamente lo scopo del gioco, per quel che mi riguarda, per come lo vedo io, non è fare una base bellissima, ma avere più soldi possibile. Perché ragazzi, se io ho molti soldi posso farmi 210, ok, fa schifo come prezzo. Se ho molti soldi posso rifarmi la base, posso rifarmi il tech, posso rifarmi qualsiasi cosa. Se mi spacca il tech, alla fine a me non me ne frega nulla, perché sui soldi per rifarmelo non mi fa un danno veramente. Quindi con 5.000 mi sento povero, devo dirlo, perché questa roba che ho qua ora, che vedete in questo momento, non potrei riprenderla. Fossi ricco come lo sono stato in passato, è tutta un'altra storia. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo diventati straricchi, guardate quanto ben di Dio che c'è qui. E quindi ciao a tutti.